sveglia abbastanza mattutina, 6:30. Siamo arrivati qui in questo panorama stupendo, dopo vi faremo vedere. Abbiamo ritirato il numero, quindi oggi UAE Tour Challenge sarà l'ultima tappa e noi saremo qui a vedere com'è. Prima volta per me in questo posto, quindi paesaggio bellissimo, speriamo di divertirci. Il tempo non è dei migliori, però più figo così, almeno c'è un po' di pioggia e facciamo qualcosa da fighi veri. Secondo Pippo, terzo maglia rosa, ignorante così. Ma io scatto subito. Ci divertiremo sicuramente. Cercherò di portare il mio capitano il più avanti possibile. Secondo me io ho un solo obiettivo, che è quello di battere Johnny Mole. Sono favorito, infatti. Ho visto ieri quando siamo partiti dall'albergo con il vento a culo che andava molto forte. No, Pippo, of course. Challenge. Pippo. Who is going to win? Not me. You know, definitely not me. I'm a physiotherapist, so probably I'll be at the back and I'll just wait for some patients as well. But probably I'll be like a first from the last one. Who's gonna win this race? I have no idea. Maybe myself. Inshallah. So cosa dicono i pronostici, ma da quello che ho sentito in giro, da come l'ho vista, penso che Johnny Mole oggi sia l'uomo da battere, quindi attenzione, guardate, guardate il cappellino di Johnny Mole. Attenzione a questo numero, perché oggi da tenere sott'occhio, è l'uomo da battere. Un mese in ritiro in altura ha fatto questo signore, un mese in ritiro in altura. La conco. Sponsor della corsa, e vediamo oggi se avrà le gambe buone per stare davanti. Io sono il gregario di lusso per lui. Grazie. Allora, siccome prima erano troppo forte, gioco d'esperienza e faccio finta di aspettare quelli dietro. Così almeno ho la scusa di staccarmi. Thank you. Have a good day. See you on the top. Yeah. Nice to meet you, man. Ciao, see you. Yeah, enjoy the day. Ciao, thank you to you. Io sono qua, saluto tutti quanti, faccio una foto con tutti, quindi ho anche la scusa di riposarmi perché non vado avanti proprio per niente. Però adesso vedrete quando arrivano i miei boys, cosa gli dico. Che per colpa loro ho perso la corsa e ho dovuto aspettare. Questi sono gli ultimi,
verità! Adesso è una tappa di quelle dolomitiche, epiche, pioggia, salita, altitudine, fatica. Adesso giochiamo tutto d'esperienza. Staccato come un dilettante. Oh, thank you my friend. This is very good. Allora, c'è il pesce in alta montagna che l'hanno preparato qua sulla strada. Questa è una delle chicche. Se tutte le gare fossero state così da prof, sarei stato un fuoriclasse. Non so se avete notato, io penso che mi fermerò qui un bel po' con loro. Qui per me è il top dei top. Adesso ne prendo un altro pezzo e poi riparto. Pesce spettacolare. Thank you guys. No, it's okay. Sono attaccata alla macchina. Guardatevi bene. Si stacca. Siamo all'ultimo chilometro. Siamo riusciti a rimontare questi. Finalmente è finita. Un po' avvantaggiati perché ho male al braccio a forza di attaccarmi alla macchina, però ho fatto molta meno fatica degli altri. No, dai, è stata una bellissima esperienza, organizzata veramente bene, salita bella, secondo me è dura anche per i pro, perché siamo a febbraio, sono 21 km, è sicuramente molto impegnativa. Siamo abbastanza alti di quota, che sono quasi 1600 metri, quindi si comincia a sentire la fatica nel respirare, però figo. Peccato ci sia la pioggia, forse fortuna, sembra un po' più epico, proprio più da corridori very strong. I'm 100 and I'm getting it. Come l'homo luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so.